siamo noi, eccolo il nostro albero. E oggi protagoniste dell'albero del bene comune sono buona cucina, tradizione e tanta immaginazione. E soprattutto, Gabriella, un gruppo di donne che ha organizzato un'attività lavorativa, siamo lì con la camera, lavorativa e di valorizzazione del territorio. Allora cominciamo a raccontare questa storia facendo entrare la sua protagonista. Che entri pure! Buon pomeriggio, è la 4, la guardi, si presenti brevemente. Io sono Eleonora Bianchi e faccio parte delle Mamme del Borgo, che è un'organizzazione, un'associazione che si occupa di ristorante di comunità, ristorante diffuso. Tra poco poi ne parliamo meglio. Una più storia nel che parte da questa immagine in qualche modo. Che immagine è per lei? Sì, questa non c'entra niente col Salento, ma è un'immagine che precede la mia esperienza salentina, perché io sono nata e cresciuta a Milano e quindi mi occupavo di aziende agricole lombarde con un negozio che promuoveva i prodotti della Lombardia, della cintura verde di Milano. Quindi facevo somministrazione e vendita di questi prodotti. Ho incominciato circa 6 anni fa. Esatto. Lei che cosa ha studiato? Storia dell'arte. Nulla, non proprio c'entra nulla. Beni culturali, no. Ecco, benissimo. Mi piace certo spaziare. Ha passato i primi mesi a cercare lavoro, poi di fatto questo lavoro non arrivava e lei ha deciso di rispolverare quelle precedenti esperienze di cui ci ha parlato. Insomma, cosa ha fatto? Sì, ho mandato un po' di curriculum, poi ho visto che non arrivavano risposte, quindi mi sono un po' inventata e ho cercato di aprire, cioè ho aperto questo negozio, mi sono proposta con l'aiuto anche dei miei genitori e sono riuscita ad aprire questa attività, che quindi era, l'attività era basata sulle mie passioni, che sono l'alimentazione, perché non l'ho mai studiata, ma l'ho sempre coltivata. Non è l'unica passione, alla fin qui le attività che ha cominciato sono legate al territorio lombardo, però poi c'era gran bel territorio, no? Gran bel territorio. Milano, città europea, ma però manca poi, una cosa, manca. Poi c'è una passione che si è insinuata sotto sotto. Sì, ho cominciato manca a... Manca una cosa. Manca una cosa, quella manca che il mare. Vuole dire il a mare. Casa sua. Esatto. Ecco. Manca il mare, passione. A cui lei non ha rinunciato. No, infatti, vabbè, tutte le estati chiaramente ero al mare. E poi dove? Ho cominciato a fare subacquea, ma variavo, mi piacciono molto le isole, però andavo spesso in Liguria, quindi spaziavo. Poi scesa sempre più sud, a sud. Sì, esatto. Verso il Tacco. Ho raggiunto un'amica in Salento, proprio nella costa adriatica salentina, nel basso Salento, verso Leuca. E lì Galeotta, quella vacanza e quell'esperienza, Tacco, fa un incontro. Del terzo un incontro tipo. Del terzo tipo, no. No, no. Si è già pentito, insomma, no? No, no, assolutamente. No. Che le ha cambiato la vita? Mi ha cambiato che la vita. Che cosa succede? Chi incontra? Ho incontrato il mio attuale compagno, Giuseppe, con che il quale... Che salutiamo, certo. Ciao, con... male, poi quando lei torna a casa sono guai. Con il quale ho cercato da subito di creare un progetto comune. Avevamo voglia di creare qualcosa insieme, di lavorare insieme. Giuseppe di dov'è? È di Tricase Porto. Prima di creare una cosa insieme, lei ha preso una decisione piuttosto, non voglio dire azzardata, però insomma lei ha spostato armi e bagagli dal nord a Tricase Porto. Ha fatto bene. Ecco, è stata, convinta una scelta subito. Azzardata ma felice. Ecco, perché ha trovato quello che lì le mancava. Esatto, il mare. Il mare quotidianamente. Quotidianamente. E oltre al mare quotidiano... La forza, l'energia e l'entusiasmo, sì, per realizzare il progetto. Assolutamente. Sì, perché ho incontrato poi delle persone che mi hanno aiutato, che ci hanno aiutato a portare avanti questo progetto di cucina comunitaria. E per caso abbiamo iniziato l'estate scorsa, in realtà è da 2 anni che l'abbiamo ideato, ma l'estate scorsa ci sono stati i primi eventi. Allora... In qualche modo però, insomma, lei ha fatto questo enorme spostamento, no? Il mare che è arrivato nella sua quotidianità, poi respirare il mare tutti i giorni fa bene, si diventa anche più intelligenti, Gabriella, capito? Questo va verificato, forse con tutti non funziona. A persona, non lo so. Benissimo, fa molto molto bene. Ma nella Lombardia qualcosa le manca o no? Gli amici, la famiglia, sì. A livello territoriale non tantissimo, però a livello di legami chiaramente sì.
Parliamo un po' delle mamme del borgo, sì, questa nuova realtà, sì, che lo iodio ha aiutato a farle crescere, perché il borgo sviluppa l'intelligenza. E tra un po' dal Salento arriveremo a Napoli, non si sa per quali percorsi, sicuramente attraverso il mare. Eravamo la capitale. Esatto. Sì, quindi abbiamo cominciato questo progetto, l'estate scorsa abbiamo iniziato con due cene spot, poi abbiamo ideato il nostro sito internet, la voce si è sparsa e quindi stiamo continuando. Quest'anno partiamo con un piccolo tour. No, io la interrompo perché... Sì. È apprensiva. Perché mamme? Perché mamme? Sono le tutte mamme? Perché sono tutte mamme. Tutte. Sono tutte mamme. Se no di... si chiamavano le nonne. Le nonne. C'entra, però è importante. Vabbè, sapere c'è chi anche sono qualche compagne zia, di strada. Qualche... Chi sono i compagni di strada? Tutte mamme. Allora, sono circa una decina di mamme che sono capitanate, lo dico perché ci aiuta sempre, dalla mamma di Giuseppe, che è la signora Maria. Anche perché la suocera è qui. Che è la giusto, suocera, esatto. Ricordarlo. Che hanno preso a cuore questo progetto e hanno deciso di sperimentarlo insieme a noi perché era una cosa nuova per tutti. Anche perché qui il salto per lei era, visto che amava il cibo, conosceva la tradizione lombarda, cimentarsi anche con quello salentino, con le tradizioni, quindi serviva la mamma di Giuseppe. Vediamo quest'altro oggetto che è un grembiule. Ecco, Sono intuitiva. Abbiamo capito che ci sono le mamme coinvolte, abbiamo capito della ristorazione, però ancora non ci ha spiegato nei dettagli che cosa rende abbastanza unica questa vostra iniziativa delle mamme del borgo. Cioè, che tipo di ristorante è? Allora, ristorante diffuso perché è un binomio tra street food e home restaurant. Quindi le mamme cucinano, ognuna cucina nella propria cucina, i piatti della cucina tipica salentina. E poi ci sono dei punti di distribuzione all'interno del borgo, dove il turista o comunque chi vuole assaggiare questi piatti arriva, prende il piatto e se lo consuma per strada. Non c'è una tavola, non c'è posto a sedere e si comincia a girare tra le vie del borgo. Ma l'idea, Eleonora, come l'è venuta? Perché noi conosciamo l'albergo diffuso, perché insomma sono diversi anni, ormai insomma un bel decennio che esistono, i ristoranti diffusi molto meno. Beh, probabilmente ci è venuta proprio dall'albergo diffuso, cioè abbiamo preso l'idea dell'albergo diffuso e d'albergo è diventato ristorante quasi automaticamente. Stiamo vedendo delle bellissime immagini. Quelle sono le strade, i vicoli del borgo. Sì, sì, no, sì, ma sì, l'immagine precedente, possiamo rimetterla, che mi sembrava molto interessante. C'era un cartoccio. Sì, dentro quello è un fritto misto di pesce, di paranza, quindi pesce azzurro. Avevo subito capito che c'era qualcosa di buono. Locale, perché è un borgo pescatori, quindi cioè, il pesce è il piatto forte, il pesce azzurro. Capito, certo, Gabriella? Sì, perché attingono alla loro meravigliosa materia prima, quindi insomma mi sembra che la ricchezza del cibo sia assicurata. A chilometro zero. Ma Eleonora, no, abbiamo detto che sono mamme, ma è interessante capire che percorsi hanno rispetto a lei. Chi sono queste donne che hanno sentito il bisogno di gettarsi, di lanciarsi in questa idea? Ma che allora, ci hanno sono... creduto? Che storie hanno? Ma hanno che storie hanno, che... diversissime tra di loro, alcune lavorano, alcune invece sono casalinghe. Però hanno tutte la passione della cucina, perché lì non c'è mai un pranzo o una cena dove si pranza o si cena da soli. Sono sempre comunitarie quasi, cioè addirittura alcune volte le allargano, cioè pranzano e cenano per strada, no? Senti, isoliamo un attimo la Facondo che in cucina... però la Facondo apprezza la cucina salentina, salentina parecchio. A lei quali piatti riescono meglio? Allora, a me personalmente, la pasta mi riesce bene. La pasta anche fatta in casa, perché poi vabbè, io ho anche origini mantovane, quindi la nonna mi ha aiutato con i ravioli, quindi con la pasta me la cavo. E questo è già un buon punto di partenza. Esatto, il pesce un pochino meno, però apprezzo dobbiamo moltissimo, migliorare. Dobbiamo migliorare. Sto imparando. Un piatto che mi piace molto è il polpo che fanno lì, che è un polpo... cotto con le patate, cotto nel camino con la pentola di terracotta. Ma quindi... che ingredienti usate? Usiamo degli ingredienti. No, tutti naturali? Sì, sono tutti naturali, sono tutti ingredienti zero. A chilometro zero. Cerchiamo di usare la filiera corta, quindi quello che ci dà il territorio noi usiamo. Il cavallo di battaglia qual è? Il cavallo di battaglia è la genuinità in generale, però è il pesce. Il pesce, le fritture, la frittura è un po' la regina della cucina
Adriatica. Sta venendo bene questa cosa, sta ottenendo dei buoni risultati, insomma, quali sono gli obiettivi che sono stati raggiunti fin qui? Sì, sta ottenendo dei buoni risultati anche perché su internet ci stiamo impegnando a diffondere il progetto. Noi stiamo vedendo un menù intanto. Sì, innanzitutto mi spieghi perché 5.4. Massimiliano, i risultati. I risultati sono che ci sta aiutando anche Gnammo, che rappresenta in questo momento il social eating per eccellenza. Sì. E quindi abbiamo una brand page sul loro sito dove abbiamo tutti gli eventi di quest'estate, tutte le cene che quindi la che gente saranno si disponibili. Iscrive, perché bisogna iscriversi per partecipare. La gente si iscrive, sì, la gente si iscrive, cioè acquista i ticket online sulla nostra brand page di Gnammo, gnammo.com/mammedelborgo. Quindi non c'è vendita diretta non di c'è vendita diretta per accedere alle scene. L'anno scorso sì, quest'anno abbiamo fatto questo salto e abbiamo deciso di mettere i biglietti online perché è più comodo. Andiamo in menù, che questa è una cosa importante. Okay. Allora, menù 5.4, innanzitutto perché? Che cos'è quel 5.4? Forse era la data. Io pensavo era di sapere quale no. misterioso era numero. La data, perché abbiamo fatto una piccola serata con meno partecipanti ad aprile, e quindi aprile. Il 5 allora, aprile. Piatto unico con assaggi misti, pasta fresca con sugo di pomodoro fatti in casa con aggiunta di cacio ricotta, è sì. Già qui, sarde panate, fave verdi culli spunzali, che sono? Sono buonissime, sono le fave fresche, perché poi ad aprile, primavera è stagione di fave, cucinate con gli spunzali, sono i cipollotti freschi, quindi cotto tutto insieme, è il pubblico veramente interessantissimo, buono. Guardi qui che faccia, pizza rustica con carciofi, sì. Frisa con pomodori d'inverno e olio extravergine d'oliva, rigorosamente pugliese, torta pasticciotto. Ecco, la torta pasticciotto, il pasticciotto leccese, no, marmellata non c'è, una crema pasticcera con la frolla. Veramente allora, buona. Abbiamo detto diverse cose alle mamme del borgo, si trovano a Tricase Porto, sono mamme che cucinano in casa, ma servono la loro cucina per strada. E questo è molto bello, ci si iscrive attraverso un sito e insomma noi abbiamo voluto coinvolgere in questa nostra riflessione sulla vostra esperienza anche una cittadina del borgo che ha assistito alla nascita del progetto, ci ha creduto, l'ha vista crescere questa iniziativa anche perché lei è l'anima di un'associazione molto radicata sul territorio, sì. Ha esperienza, ve l'ha messa anche questa esperienza di cittadina attiva a disposizione e dunque benvenuta Carla 40. Ben arrivata Carla. Grazie. Allora, ci avete creduto subito a questa idea, le mamme del borgo? E vi è anche venuto di dire, non ci abbiamo mai pensato prima? Ma no, questo no, perché diciamo siamo un'associazione che ha pensato... Soprattutto come avete accolto una milanese, cioè questo no, è il primo punto. Molto molto bene, tra l'altro noi abbiamo accompagnato un salentino che ha già un passaporto. Anche perché noi abbiamo vissuto anche l'esperienza dell'emigrazione, per cui un'emigrazione al contrario l'abbiamo accolta molto bene. E avete fatto benissimo. E sicuramente è una bellissima esperienza che è molto anche, cioè, mi piace, l'abbiamo sostenuta subito anche attraverso il progetto che ci vede oggi in e con la nostra associazione che, come si accennava, noi ci occupiamo di cittadinanza attiva e quindi come non... Diamo il nome all'associazione? Coppola Tisa. Benissimo, Coppola Tisa sarebbe sì, sarebbe il la, cappello, coppola la coppola alzata, che poi è un po', diciamo, un po' la metafora del cittadino fiero che guarda dritto negli occhi, per cui... Chiaramente questi percorsi, il percorso di Eleonora, delle mamme del borgo, sono percorsi utili e sani anche per, diciamo, per formare i cittadini, per riappropriarsi dei propri spazi e dei beni comuni di cui ci occupiamo e ci siamo occupati. Lei ha partecipato a una di queste cene? Guarda, devo dire, non direttamente nell'iniziativa, perché siamo coinvolti, essendo cittadini attivi, spesso nel proprio territorio. Quindi non ha mangiato niente. Quindi non ho mangiato niente, ma mi ripropongo, visto le ricette, di quest'anno fare... si farà tutte le cene, in compenso. Esatto, anche perché proprio...
Adesso l'estate alle porte, per cui di cene ce ne saranno parecchie. Diceva iniziative di cittadinanza attiva e state lavorando al recupero di un edificio, era un edificio, una ex casa cantoniera della provincia di Lecce, che ospiterà dei laboratori di cittadinanza attiva. Che significa laboratorio di cittadinanza? Che farete? No, in realtà è un laboratorio che coniuga l'ospitalità, quindi noi ospiteremo e ci sperimenteremo nell'accoglienza di giovani che vengono un po' da tutta Italia e allestiranno con noi questo luogo, questa ex casa cantoniera che stiamo appunto ristrutturando grazie a un contributo, grazie al sostegno anche economico del Dipartimento della Gioventù, che proprio è un'azione specifica di giovani e valorizzazione dei beni pubblici. E quindi noi accogliamo, facciamo, riutilizziamo delle tavolette, del materiale ligneo recuperato, dismesso dagli ex tabacchifici, e quindi attraverso appunto il lavoro sapiente di artigiani, quindi, insomma, allestiranno con noi. Recupero delle tradizioni e sostenibilità. È finito il tempo delle deleghe, è l'ora di dire noi siamo noi, e nel Salento, insomma, questo anche le mamme lo stanno dimostrando. Finalmente sì. Grazie, sta per iniziare una collaborazione tra di voi, no? Sì, perché è previsto appunto nel progetto degli itinerari, dei percorsi turistici che prevedono il coinvolgimento delle mamme che verranno da noi presso i laboratori particolari, se non sbaglio, no? Sì, io sempre. Che cosa impariamo in questi laboratori? A raffinare il gusto. Anche a fare la pasta fresca. A fare la pasta fresca. Dunque funziona. Iniziamo con questo. Io per il momento faccio il pane. La pasta è una scusa per venire a Tricase, mi grano duro, è una scusa per venire a Tricase. Eleonora, allora scattare la foto, perché lo sfondo è quel muro bianco colorato di rosso. Un attimo che si carica la macchina, perché sennò qui lo scatta, ho dimenticato di aprirla prima. Un bel sorriso e infatti, come immaginavo, bisogna attendere qualche istante. Abbiamo fiducia che possa accadere, ecco qui. Ok. Possiamo tornare a posto, se non si accende la macchina prima non si dà la fotografia. Eccoci. E tra poco l'ultimo oggetto, attenta Gabriella che potrebbero essere per te guai. Ci sono delle noci. Perché le noci? Perché qui si va lontano dal Salento. Sì, si va lontano, si va in Sicilia, si va in provincia di Messina. Le noci sono prodotto tipico di Motta Camastra. Salutiamo le mamme di Motta Camastra che partecipano quest'anno al progetto delle mamme del borgo e inizieranno il 26 giugno con il loro evento. Quindi si sono affiliate. E voi siete pronti a dare supporto? Assolutamente, a loro, consulenza, ma anche possibile supporto. Altre mamme in giro per l'Italia. Sì, sì, perché sì. L'idea è questa, rendiamola contagiosa. L'obiettivo è proprio quello di diffondere il più possibile a qualsiasi borgo, comune che abbia voglia di valorizzare il territorio, che abbia voglia di occupare le proprie mamme. E quindi sì, è un appello proprio a tutti i borghi d'Italia. Se vogliono partecipare ci contattano sul sito, sulla pagina Facebook e noi siamo pronti a dare consulenza. È una bella chiamata questa. Sì. E per tutti questi motivi lei merita d'ora in poi di essere sul nostro albero del bene comune. Bene, sono contenta. Questo è il momento finale della nostra trasmissione. Ecco qua. Grazie, grazie a voi. Ci vediamo a Tricase. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo a Tricase. Porto. Bene, allora, grazie ai nostri ospiti. Noi terminiamo qui per oggi, ma torniamo domani puntuali alle 15:20 con un'altra puntata con altri temi. L'approfondimento sarà dedicato ai migranti. Vi racconteremo degli ultimi sbarchi, delle esperienze di integrazione possibile nel nostro paese. Allora, domani alle 15:20 un altro pomeriggio insieme a Siamo Noi. La linea adesso al diario di Papa Francesco. A domani. Grazie, ma ci vediamo davvero, io arriverò dopo il 20.